Gianluca Di Giammartino è uno dei giovanissimi agricoltori che oggi sono qui a protestare anche a Teramo, di Rocca Santa Maria, dopo un'impresa agricola, un'impresa di famiglia. I motivi li abbiamo capiti e poi voi soprattutto criticate l'atteggiamento oltre che le leggi dell'Unione Europea. Sì, diciamo, in realtà cerchiamo di ottenere la valorizzazione dei nostri prodotti, perché purtroppo i costi di produzione sono sempre più alti e diciamo il guadagno che ne abbiamo, che rimane all'allevatore, l'agricoltore, è davvero minimo. E probabilmente seguendo queste politiche il futuro non sarà molto facile. E siccome noi giovani vorremmo vivere di questo, cerchiamo di far capire all'opinione pubblica che diciamo lavoriamo non solo per noi, ma credo per tutti. Ci sono qui tanti tuoi colleghi, anche giovani, vediamo, sono tutti un po' ragazzi della tua età, sopra i 20, sotto i 30 anni, quindi c'è voglia di tornare anche da parte dei giovani al mestiere antico della terra. Sicuramente, diciamo, tanti proveniamo da situazioni familiari in cui c'era anche un'attività e quindi diciamo c'è la voglia di continuare a fare quello che i nostri genitori, i nostri nonni hanno fatto prima di noi. Tu come ti chiami? Francesco. Ciaffaroni. Ciaffaroni. Ciaffaroni, sei di? Teramo. Di Teramo, te anche tu impresa di famiglia? Sì. Sei giovanissimo. Da generazioni, da sì. Da generazioni, che impresa ha? Un'impresa, diciamo, siamo agricoltori da sempre. Agricoltori da sempre, sì. Quindi anche la tua passione. Siamo la terza generazione. La terza generazione, sì. Agricoltori. Che cosa chiedi? Che cosa chiedete? Guarda, fondamentalmente chiediamo che venga valorizzato più il nostro lavoro. Noi non vogliamo sussidi, non vogliamo sconti, non vogliamo, vogliamo essere equiparati a tutte le altre categorie di impresa, diciamo, niente di più. L'unica cosa, il nostro prodotto dovrebbe valere qualcosa in più, perché noi ci crediamo, lavoriamo tanto, anche più di tante altre persone. Quindi mi sembra ingiusto che alla fine il nostro prodotto insomma valga pochissimo. La tua impresa cosa lavora, la terra? Noi facciamo più che altro cereali, insomma, ecco, coltura primo campo. E poi che succede quando vendete questi cereali? Ma succede che i costi di produzione attualmente sono lievitati, ma un po' come tutti i settori, non è solo il nostro settore. Il problema è che poi il prezzo non lo facciamo noi. Lo fanno sempre la grande distribuzione, che è quello fondamentalmente il nostro grande nemico, tra virgolette. L'Unione Europea in questo caso comunque non ci tutela, è quello che è il vero problema. Cioè non solo la grande distribuzione, che fondamentalmente sono le multinazionali, ma anche tutto, almeno una politica che, se ci tutelasse la politica, però anche quello va contro di noi.